Potremmo andare a visitare l'acquario con lei, che ne dite? Che cos'è l'acquariario, mamma? Si dice acquario, Peppa. È un posto dove si trovano molti pesci. Ti piacerebbe venire con noi all'acquario, Goldie? Questo significa sì! Vanno tutti in visita all'acquario. Spero tanto di trovare un amichetto per Goldie. Certo, lo troveremo di sicuro, Peppa. Nell'acquario si trova ogni tipo di pesce. Buongiorno, signorina Coniglio. Buongiorno. Quanti biglietti volete, prego? Due adulti e due piccoli, grazie. E c'è anche un pesciolino, prego. Il pesce entra gratis. È vero che nell'acquario ci sono tutti i tipi di pesci, signorina? Oh, certo. Penso di sì. Che bello. Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la mia Goldie. Beh, mi auguro che lo troviate. Buon divertimento. Grazie. Nella prima stanza ci sono vasche piene di pesciolini. Pesciolini! Ci sono milioni di pesci minuscoli! Pesci, pesci, pesci che nuotano nel mar. Chi vuol della mia Goldie amico diventar? Oh, oh, oh. Qualcuno di loro può diventare suo amico? No. Sono tutti troppo piccoli. Vediamo quali pesci ci sono nell'altra stanza. Andiamo. Incontrano Candy Gatto e la sua famiglia. Ah, ciao Candy. Ciao, ciao Peppa. Miau. Che cosa siete venuti a fare qui? Noi ci veniamo molto spesso. È più divertente che guardare la TV. A noi piacciono i pesci. Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la pesciolina Goldie. Oh! Cosa c'è in questa vasca? Non lo so, io non vedo niente. Ma Papa Pig, c'è un pesce proprio davanti a lei. Dove? Permesso! C'è nessuno in casa! Guardate quante cose di lusso ci sono qui! Attenti, non toccate niente! Oh! Che casa enorme! Quante stanze per giocare a pallone ci sono in questo palazzo! Dove si è nascosta la regina? Regina! Regina! Dove si è nascosta? Buongiorno! Mi scusi, ha visto la regina per caso? La regina è una vecchia signora che porta una corona sulla testa. Sono io la regina. La signorina Coniglio è svenuta di nuovo. Buongiorno, signora regina. Perché non ha una corona sulla testa? Non la indosso spesso perché è molto pesante. È vero che comanda tutto il mondo? Non esattamente. Lei ordina alle persone cosa devono fare? Qualche volta. Lei è capace anche di far sparire le maestre. Oh, quante domande fate! I piccoli erano felicissimi all'idea di incontrarvi, maestà. E io sono felice di incontrare voi. E ora, per la signorina Coniglio, la medaglia. Oh! Questo è il riconoscimento reale per il suo lavoro. Vi ringrazio. Continui a lavorare così. 3 volte urrà per la signorina Coniglio. E pip! Urrà! E pip! Urrà! Ip, ip, urrà! E ora il rinfresco. Tutti in giardino. Ha un giardino bellissimo e poi è così grande, maestà. Lei viene sempre a giocare qui. Purtroppo io non ho molto tempo per giocare, caro. Che peccato. Oh, cielo, una pozzanghera di fango. Non importa, possiamo girarci intorno. Ma no, non si deve girare intorno a una pozzanghera di fango. Ah, no? No, bisogna saltarci dentro. Sei proprio certo che la tua barca sia sicura, nonno Coniglio? Che dici? È ovvio che è sicura. L'ho costruita con le mie mani. Tanto non serviva. Tutti a bordo! Pescare è il mio passatempo preferito. Anche per me. E che cosa serve in una battuta di pesca? Le canne da pesca? Neanche per sogno. Un cestino da picnic ben fornito. Sei molto bravo a governare la barca, nonno Coniglio. Ma io non sto governando la barca. Credevo lo facesse qualcun altro. Oh no, non c'è nessuno al timone.
Siamo dispersi in mare! E guardate! La barca di Nonno Coniglio sta affondando! Niente panico, amici! Ho vissuto situazioni peggiori di questa! Sei sicuro? No! Questa è la peggiore! Siamo in salvo! Però siamo bloccati su un'isola deserta. Esatto, e con il cielo e il mare come unica compagnia. E per di più non abbiamo niente da mangiare. Oh, io ho una barretta di cioccolato. Bene, allora dobbiamo conservarla nell'eventualità che ci venga fame più tardi. Oh no, Nonno Coniglio ha mangiato tutto il cioccolato. Che posto orribile per restare bloccati! A nessuno di voi manca il formaggio? Siamo qui solo da 5 minuti, Nonno Coniglio. Farò un segno sulla sabbia ogni volta che penserò a un bel pezzo di formaggio. Dovremmo chiedere aiuto. Chiedere aiuto? La trovo un'idea super meravigliosa! Aiuto! Nonno Coniglio è molto bravo a gridare. Cos'era? Quello era un richiamo dal mare. Qualcuno è in grave pericolo. Che cosa possiamo fare? Li andiamo a salvare, Danny. Arriva George. Non ti avvicinare, George. Sto lavorando, faccio un profumo. Puoi guardare se vuoi. Prima raccolgo un bel fiorellino profumato, con i petali bene aperti. Poi lo metto nel mio bicchiere d'acqua. Fermo, George! Non devi mettere l'erba nel mio profumo, hai capito? Perché deve assorbire il profumo dei fiorellini. Odora? A George non piacciono i fiori profumati. Nonno Pig è nel suo orto aromatico. Nonno, nonno, mi fai un favore? Annusi questo. Ha lo stesso odore dell'acqua stagnante. Sai, nonno, è il mio profumo speciale. L'ho fatto con tutti i fiorellini del vostro giardino. Oh, certo. Mi ero sbagliato. Questo è il miglior profumo che esista al mondo. È vero. E a te piace, George? No, a George non piace per niente il profumo dei fiorellini. E allora prendi questo secchiello, George. Tu potresti fare un profumo con qualcos'altro. Io ho molte piante dal profumo delizioso qui nel mio orto aromatico. Questo è il rosmarino. Lo uso spesso in cucina. Ha un profumo molto interessante. Questa invece è menta. E infatti odora proprio di menta. E questa è la pianta di lavanda. Questa odora proprio come il profumo di Nonna Pig. Perbacco, io sento un fortissimo aroma di lavanda. Ah, sei tu, Nonna Pig. Hai un ottimo profumo. Ti ringrazio, Nonno Pig. Nonnina, nonnina, senti questo odore. Danny Cane si occupa del microfono. Donate dei soldi per il nuovo tetto della nostra scuola. Emily Elefante vende oggetti di ogni tipo. Da questa parte, da questa parte! Qui potete trovare di tutto e di più. Quanti oggetti hai, cara Emily Elefante? Ci vorrà una giornata intera per venderli tutti. Ecco il signor Volpe. Qui ci sono cose molto interessanti. Palloncini! Bellissimi palloncini! Gradisci un palloncino, Madame Gazzella? Mi piacerebbe comprarne uno rosso. Quant'è, Pedro? Quanti soldi ha nel borsellino? Oh, che sciocca! Stiamo raccogliendo soldi per il tetto della scuola. Guardi, Madame Gazzella! Sono già riuscita a dare via tutto quanto! Ma è meraviglioso, Emily! Quanti soldi sei riuscita a raccogliere? Come soldi? Non hai ricevuto dei soldi per la tua mercanzia? Non ne ho avuto bisogno! Il signor Volpe ha portato via tutto per niente! Fatevi truccare il viso! Susie Pecora si occupa del trucco per il viso. Buongiorno, cara Susie. Mi trasformi in un leopardo, per favore? No, io so fare soltanto i frutti. E va bene, posso essere un... Una frogna! Ecco, viola! Peppa si occupa della pesca della fortuna. Accorrete! Accorrete alla pesca della fortuna! Muuu!
Buongiorno, Peppa. Buongiorno, signor Toro. Lo sa che ha la faccia tutta verde? Infatti sono una mela. Non le piacerebbe tentare la pesca fortunata? Perché no? Che cosa devo fare? Solo tirare fuori un premio dal barile. Qui vincono tutti. Il signor Toro ha vinto una bambola. Posso provare anch'io? La signora Gatto ha vinto una scavatrice. Non volete scambiarli? No, grazie tante. Al signor Toro e alla signora Gatto piacciono i premi che hanno pescato.